Buongiorno. Buongiorno. No, va bene. È mattina, ci svegliamo con calma. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, sì, lo so, stasera molti di voi avete anche la fight, quindi inizieremo con calma. Buongiorno. Bene, bene, piano piano entrate, siete già in tantissimi. Allora, se è la prima volta che fate yoga, non vi preoccupate, va bene, ascoltate il vostro corpo, fate quello che riuscite a fare senza forzare e sbrodolate il vostro tappetino così possiamo iniziare e ci sediamo in Sukhasana con le gambe incrociate. Scusate il gatto che passa. Ok, ci sediamo in Sukhasana. Lasciamo cadere le braccia lungo i fianchi, appoggiamo le mani in appoggio sulle ginocchia, mandiamo indietro in basso le spalle e iniziamo a chiudere gli occhi. Ok, siamo seduti, vedo ancora che continuate ad entrare, quindi iniziamo piano piano, ci portiamo seduti con le gambe incrociate, le mani in appoggio sulle ginocchia. Iniziamo a fare qualche piccolo movimento, quindi muoviamo la testa da un lato all'altro. Lo facciamo ad occhi chiusi, in modo lento, controllato. E poi portiamo l'orecchio destro verso la spalla destra, il mento verso il petto, e poi l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra e torniamo al centro. E lo facciamo anche dall'altro lato, quindi orecchio sinistro verso la spalla sinistra, mento al petto, orecchio destro alla spalla destra e torno al centro. Inizia ad accomodarti nella seduta, quindi trova la tua posizione, fai ancora qualche piccolo movimento per accomodarti, poi prova a rimanere fermo. E prova ad accorgerti di cosa stai portando nella pratica oggi, come stai nel tuo corpo questa mattina, come ti senti, quali pensieri, quali emozioni ci sono dentro di te. Non giudicare nulla, qualsiasi cosa emerga, va bene, accettiamola, accogliamola. E poi accorgiti di com'è il tuo respiro naturale in questo momento. Chiudendo gli occhi ci aiutiamo, aiutiamo i nostri sensi ad entrare e andare nel profondo. Inizia piano piano a respirare solamente dal naso. E prova a seguire il percorso dell'aria, gonfiando prima il ventre e poi il petto. E in espirazione facciamo il contrario, quindi svuotiamo completamente l'aria dal petto, dai polmoni e andiamo a sgonfiare il ventre. Quindi in inspirazione segui l'aria che entra dal basso verso l'alto e in espirazione dall'alto verso il basso. Senza forzare nulla, semplicemente prova a rimanere attento al movimento dell'aria che entra e che esce. Fallo in autonomia, mantenendo sempre gli occhi chiusi, le spalle in basso.
prova a rendere inspirazione ed espirazione della stessa durata. Quindi aiutati a contare fino a 3 o fino a 4, scegli tu l'intervallo più giusto e corretto per te oggi. Inizia a prendere contatto con il respiro. Piano, riporta il respiro alla normalità, porta le mani giunte al cuore e formula un'intenzione, quindi una parola, una breve frase che possa guidare la pratica di questa mattina. Poi da qui inspira, apri gli occhi, porta le mani oltre la testa, guarda verso l'alto, manda in basso le spalle, prova a mandare dentro l'ombelico, le costole si stringono tra di loro. Mantieni bene i palmi a contatto, senti il respiro, non andare in apnea. E poi espirando intreccia i gomiti, quindi afferrali. E prova anche qui a stare per un paio di respiri, provando a portare i gomiti verso l'esterno, l'ombelico all'interno, il mento parallelo al pavimento. Respira senza andare in apnea. E poi porto le mani sulle ginocchia, inspira, porta il petto verso l'alto. Espirando, risucchia l'ombelico all'interno e allontana bene le scapole. Inspiro, torno al centro, sciolgo l'intreccio delle gambe, porto le piante dei piedi a contatto. Afferro con le mani le caviglie, inspiro, porto il petto verso l'alto ed espirando inizio a scendere in avanti. Non vogliamo raggiungere terra, quindi l'importante è stare dritto con la schiena e i gomiti stretti e provare in espirazione a scendere, provando a creare spazio nella parte del torace, del ventre. Quindi non ci interessa curvare e arrivare a terra. Rimaniamo alti, respiriamo, iniziamo a sentire il nostro corpo svegliarsi. E poi inspiro, torno al centro, intreccio le gambe, mi sposto in avanti, porto i gomiti a terra e distendo le gambe in fondo. Entro in plank, mando in basso il bacino, respira, lo teniamo per qualche respiro, prova a spingere bene con i gomiti a terra e separa bene le scapole, manda l'ombelico all'interno e poi scendo con il bacino a terra, il collo del piede a terra e da qui in inspirazione provo a crescere, a portare il petto verso l'alto, mantieni le gambe attive, i glutei attivi, se vuoi forse puoi intensificare e distendere le braccia, ma non forzarti, sono i primi movimenti, quindi stare qui va bene. E poi torno a terra con il busto, porto le mani accanto al petto e passo in quadrupedia. Punto i piedi, separo bene le dita delle mani, le spalle sono sopra i polsi. Inspiro, faccio una grande curva, porto il petto verso l'alto, provo a portare le spalle indietro, i glutei in alto. Espiro, collo del piede a terra, risucchia l'ombelico, fai una grande gobba. Quando fai una grande gobba, prova a guardare verso l'ombelico, a separare bene le scapole tra di loro. Ancora, inspira, lo facciamo 3 volte ancora. Prova a farlo ad occhi chiusi, con calma, con controllo, sentendo il movimento all'interno, quindi prova a sentire le vertebre, la colonna risvegliarsi, muoversi. E fallo lentamente, occupa tutto il tempo del respiro, quindi non affrettarti ad arrivare alla posizione finale. Ancora, l'ultima volta. Inspira, apri il petto. Espira, grande gobba. Torno in neutro, in inspirazione. Espiro, scendo ginocchia, petto, mento. Mantieni i gomiti stretti vicino al busto, sui glutei. Espira, distendi le gambe, spostati in avanti, Bhujangasana, cobra. Espiro, punta i piedi, cane a faccia in giù, Adho Mukha.
Inizia a fare dei piccoli passi sul posto per distendere le gambe. Non è importante che le gambe siano distese, quindi prova a stare. Non è importante che i talloni non tocchino terra, ci ricordiamo che è mattina, il nostro corpo non è ancora caldo, quindi ci scaldiamo piano piano. E poi rendiamo questi passi reali, portiamo i piedi tra le mani, li lasciamo distanti quanto le anche, afferro i gomiti, piego le ginocchia se ho bisogno ed espirando mi lascio cadere con il centro della testa verso il basso. Stai, Uttanasana. Lascia che la gravità faccia il suo lavoro, quindi non controllare, non alzare la testa, il tratto cervicale è libero e allungato verso il basso. E poi da qui snocciola vertebra dopo vertebra, torna su, Tadasana, la posizione della montagna. Unisci i piedi, mantieni gli alloci a contatto, un piccolo spazio fra i talloni. Inspiro, piego le ginocchia, giù il bacino, mantieni le ginocchia strette e vicine come se volessi sostenere qualcosa tra le ginocchia e poi espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, allungo la schiena, la rendo parallela al pavimento, espirando, ginocchio destro a terra, collo del piede a terra, adesso con i polpastrelli a terra e inspirando provo a sentire il contatto del busto con il quadricipite sinistro, allunga bene la schiena. Stai un attimo qui, provo a portare il centro della testa in alto, a creare un'unica diagonale e poi espirando scendi ginocchia, petto, mento, gomiti stretti, inspiro Bhujangasana sul petto, espiro cane a faccia in giù, Adho Mukha, inspiro sulla gamba destra, espiro piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, resta con i polpastrelli a terra, inspira, senti bene l'allungamento delle vertebre, crea spazio, mantieni il mento vicino al petto, allunga bene, manda indietro in basso le spalle, punto il piede sinistro, espiro, porto il piede sinistro all'esterno e accanto alla gamba destra, alluce a contatto, piccolo spazio tra i talloni, inspiro Utkatasana, espiro Tadasana, ancora inspiro Utkatasana, posizione della sedia, espiro scendo Uttanasana, inspiro allungo la colonna parallela al pavimento, espiro ginocchio sinistro a terra, polpastrelli a terra, inspiro allungo, crea spazio, mantieni il mento verso il cuore, indietro in basso le spalle e poi espirando scendi ginocchia, petto, mento, gomiti stretti, inspira Bhujangasana, collo del piede a terra, gambe attive, espiro cane a faccia in giù, Adho Mukha, inspiro sulla gamba sinistra, espiro piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, collo del piede a terra, polpastrelli a terra, su con il petto. Respira. Crea spazio, inizia a prendere contatto anche con il tappetino, separa bene le dita del piede. E poi punta il piede destro, riposto il piede destro accanto al sinistro. Alluce a contatto, piccolo spazio tra i talloni, inspiro Utkatasana, posizione della sedia, espiro Tadasana. Chiudi gli occhi, resta un attimo in Tadasana. Separa bene le dita dei piedi, inizia a spostarti da una parte all'altra, inizia a sentire il tuo corpo che si scalda. E poi mantieni i palmi a contatto, gli alluci vicini, un piccolo spazio fra i talloni. Inspiro, porto su le braccia, piego le ginocchia, Utkatasana, ma questa volta guardo su. Manda dentro l'ombelico, stringi forte le ginocchia, respira per due. Uno. Espiro, scendo Uttanasana, inspiro, allungo la schiena, espiro, ginocchio destro a terra, questa volta inspiro, vengo su con il busto e sto, Anjaneyasana. Prova a bloccare la zona lombare e con la prossima espirazione prova a crescere con il petto verso l'alto e indietro. Ma verso, vogliamo andare verso l'alto, quindi prova a non curvare la zona lombare. Apri il petto, apri e separa le braccia. E poi espirando scendi ginocchia, petto, mento, gomiti stretti, inspira Bhujangasana, cobra, espira Adho Mukha, cane a faccia in giù, inspiro sulla gamba destra, espiro piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, inspiro vieni su con il busto, espirando entra in torsione verso destra,
caviglie anche ben allineate. Inspiro, torno al centro, espirando riporto le mani a terra, punto il sinistro, riporto il sinistro accanto al destro. Alluce a contatto, piccolo spazio tra i talloni, inspiro, Utkatasana, palmi a contatto, guarda su, stringi l'ombelico. Respira per due, stringi forte le ginocchia, manda in basso le spalle, uno, espiro, scendo, Uttanasana, inspiro, allungo la schiena, espirando, ginocchio sinistro a terra. Inspira, vieni su, Anjani Asana. Manda in basso, indietro le spalle, allinea le anche. E forse espirando, prova a creare un piccolo back bending. Quindi prova a portare il cuore verso l'alto, le braccia forse indietro, aperte, distanti. E poi espiro, scendo ginocchia, petto, mento. Inspiro, vengo in avanti, Bhujangga Asana. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Inspiro sulla gamba sinistra, espiro piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra. Inspira su, Anjani Asana, espiro torsione a sinistra. Stai. Respira. E poi inspiro, torno al centro, riporto le mani a terra, punto il piede destro raggiunge il sinistro. Alluce a contatto, piccolo spazio fra i talloni. Inspiro, Utkatasana, guarda le mani verso l'alto. Espiro, Tadasana, mani al cuore. Stai un attimo, chiudi gli occhi. Senti il tuo corpo, senti il respiro. Apri gli occhi, inspiro, porto il ginocchio destro al petto. Espirando, faccio un affondo senza toccare terra. Ancora, inspiro su, espiro. L'ultima volta, inspira, espira, questa volta ruoto e appoggio il tallone destro, le anche sono allineate, e porto su le mani unite, guardo verso l'alto, è una posizione molto intensa, prova a sentire le anche allineate, e la gamba destra ben distesa e attiva, respira l'addome all'interno, e poi intreccia le mani dietro la schiena, inspira, porta il petto verso l'alto, espira. Busto in avanti, prova a guardare oltre la gamba destra. Stai nella posizione, non crollare sul quadricipite sinistro, è una posizione attiva, quindi manda indietro, in basso le spalle, il centro della testa si allunga, guarda per terra. Respira e poi inspira, torna su, porta le mani al cuore, distendi la gamba sinistra, mantieni le anche allineate, espirando allunga il busto in avanti. Guarda verso la luce sinistro, il centro della testa si allunga, immagina un filo che ti tira in avanti, l'anca destra va in avanti, la sinistra indietro. E poi inspira, torna su, ruota il tallone destro verso l'interno, inspiro sulle braccia, espiro scendo Utkata con Asana, inspiro, torno su, espirando mi giro verso il fondo del tappetino, ruoto, appoggio il tallone sinistro, mantengo le anche allineate, palmi a contatto, piego il ginocchio destro, inspiro, guardo su, vira uno. È molto intensa, senti le anche ben allineate, respira, in basso le spalle. E poi porta le mani dietro la schiena, inspiro, apro il petto verso l'alto, espiro, busto in avanti. Guarda verso il piede sinistro, come prima, prova a non collassare, a non cadere sul gluteo, sul quadricipite destro. Allunga, spingi con il pugno verso il fondo, crea spazio e poi inspiro, torno su, porto le mani al cuore, distendo la gamba destra, espirando allungo il busto in avanti, le gambe sono distese, guarda verso il piede destro, l'anca destra indietro, l'anca sinistra in avanti, respira, crea spazio, immagina un filo che ti allunga, che ti tira da davanti. E poi da qui inspiro, torno su, piego il ginocchio destro e porto il ginocchio sinistro al cuore. Piede sinistro a terra, Tadasana, sei sul fondo del tappetino. Inspiro su le braccia, espiro scendo, Uttanasana. E facciamo un vinyasa, quindi inspiro, allungo la schiena, espiro due passi e scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro, Bhujangasana. Espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Stai, tre respiri, butta fuori l'aria dalla bocca se hai bisogno, respira dal naso e
fuori l'aria dalla bocca. Ogni volta che siamo in questa posizione, il cuore è più in alto della nostra testa, quindi abbiamo una prospettiva emozionale, emotiva. Respira, calma il respiro, calma i pensieri. E poi inspiro, porto su la gamba destra, espiro, piede, ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro su, espiro, piede destro tra le mani, ruoto e appoggio il tallone sinistro. Inspiro, vengo su e apro, Virabhadrasana 2. Stai, manda in basso le spalle, senti le gambe stabili del guerriero, muovi la parte superiore del corpo. Inspiro sul braccio destro, espiro, allungati in avanti, porta il braccio sinistro verso l'orecchio sinistro. Ancora, inspiro su, espiro, allungo, prova a non ruotarti con le ancole, anche se sono in apertura. Ancora, inspiro su, espiro, allungo, resta un attimo qui, prova a guardare oltre la spalla sinistra. Stai, le gambe sono salde, solide. E poi inspiro, torno su, distendo la gamba destra, ruoto il tallone sinistro all'interno, per tre volte inspiro su, espiro, piegamento, porta le mani al cuore. Ancora, inspira su, espira, butta fuori, piegamento, l'ultima volta, forza d'occhi chiusi, inspira su, espira, scendi. Resta un attimo qui. E da qui, se vuoi intensificare, puoi provare a sollevare i talloni da terra, restare in equilibrio, giocare un po' con l'equilibrio. E poi riporto a terra i talloni, distendo le gambe, ruoto il tallone destro verso l'esterno, apro, vira 2. E sono di nuovo nella parte anteriore del tappetino. E per tre volte inspiro sul braccio sinistro, espiro, allungo, porta il braccio destro verso l'orecchio destro. Ancora, inspiro su. E allunga, prova ad immaginare di voler prendere il piede destro con la mano sinistra. L'ultima, inspiro, espiro, allungo, resta. Prova a guardare oltre la spalla destra. Stai, questo ti porta ad aprire bene la spalla destra. Respira. E poi inspiro, torno, distendo la gamba sinistra, porto le mani al cuore e porto il ginocchio destro al petto. E riporto a terra il piede. E siamo in Tadasana. Chiudi un attimo gli occhi, respira, recupera. Inspiro su, le braccia oltre la testa, espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, allungo la colonna, la rendo parallela al pavimento, Vinyasa. Espiro, due passi e scendo, ginocchia, petto, mento. Inspiro, Bhujangasana. Espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Respira dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Se hai bisogno di riposarti, porta le ginocchia a terra, i glutei in appoggio sui talloni e fermati un attimo in Balasana. Prova a non interrompere la pratica, ma prova a portarla alla fine, fino alla fine, provando però ad ascoltare il tuo corpo, quindi prenditi il momento, il giusto tempo per riposare e per recuperare e calmare il respiro. Respira, stai nella posizione. Se non vuoi riposarti, resta in Adho Mukha, cane a faccia in giù. Se vuoi intensificare, puoi portare i gomiti verso terra e provare a portare il petto verso le ginocchia. E stare, 5 respiri in dolphin. Scegli la tua variante, qual è più adatta in questo momento. E poi torniamo in Adho Mukha, quindi ritorniamo tutti in Adho Mukha, qualsiasi variante abbiamo scelto. Inspiro, porto sulla gamba destra, espiro, porto il ginocchio al petto e il corpo in tavola. Inspiro, torno su, espiro, porto il piede destro tra le mani, il ginocchio sinistro a terra, il collo del piede a terra. Inspiro, vengo su con il busto, mando in basso le spalle. E da qui porto la mano sinistra verso terra. E provo in espirazione a camminare indietro con la mano sinistra, indietro con il braccio destro. Attiva l'addome. Stai, manda in basso le spalle, non forzare, non andare in apnea. Aiutati con l'espirazione. E poi torna, porta
La mano destra, cercare il piede sinistro, forse afferralo, porta la mano sinistra davanti a te, resta. Se vuoi intensificare, porta il piede nell'incavo del gomito. Sai, qualsiasi variante va bene. E poi lascia il piede, riporta le mani in alto, punta il piede sinistro, solleva il ginocchio sinistro da terra, ruota e appoggia il tallone sinistro, apri, Virabhadrasana 2, distendi la gamba destra ed espirando allungati in avanti, porta la mano destra verso il basso, la mano sinistra verso l'alto, Trikonasana. Le gambe sono distese, immagina di appoggiarti ad una parete. Se non arrivi a terra va bene stare qui, ma non piegare le gambe, prova a rimanere con le gambe distese. Se sei arrivato verso il basso puoi provare ad afferrare l'alluce. Stai, guarda verso l'alto. Senti bene la stabilità delle gambe che ti permettono di andare verso l'alto. Respira, stai nella posizione, stai con il tuo respiro e sorridi. Stai ancora per uno. E poi forte il quadricipite destro, inspiro, vengo su, piego il ginocchio destro, sollevo il tallone e torno ad allinearmi in avanti, alla nasana. Mantengo le anche allineate, espiro, torsione verso destra, quindi mano sinistra in avanti, mano destra indietro. Forte il tallone sinistro che spinge verso il fondo, cresci con il centro della testa verso l'alto. Dentro l'ombelico respira, inspiro su la mano sinistra, espiro, riporto la mano sinistra a terra e mi giro a guardare la mano destra. Stai. E poi torno al centro e porto il piede sinistro accanto al destro. Inspiro, allungo la colonna, Ardha Uttanasana, espiro, scendo, Uttanasana. Snocciola vertebra dopo vertebra, torna su, porta le mani al cuore. Inspiro, ginocchio destro al petto, porto le braccia lungo i fianchi, espirando con controllo, prova a portare il piede destro indietro, disteso il busto in avanti, attivo il piede, il tallone spinge sul fondo, provo a creare un'unica linea, vira 3. Stai, respira. E poi espirando con controllo riporto a terra il piede destro. Separo le dita, i talloni, di nuovo le dita, porto le mani al cuore, scendo, Malasana. Spostati da una parte all'altra, porta il petto verso l'alto, le mani al cuore. E poi porta le mani a terra, separa bene le dita delle mani, e i polsi sono all'altezza delle spalle. E da qui provo, se voglio, giocare un po' con il mio equilibrio, provare a portare le ginocchia sui tricipiti e mi sposto un pochino in avanti con il peso, non lascio i piedi, sto qui. Prova solo ad osservare qual è la sensazione e l'emozione di andare avanti, di spostare il peso del corpo sulle mani invece che sui piedi. E poi ritorno in Malasana, mani al cuore, chiudo un attimo gli occhi. Senti bene le spalle andare in basso, il centro della testa andare verso l'alto. E poi porto le mani a terra, distendo le gambe, torno ad unire i piedi, inspiro, allungo la colonna, espirando vinyasa, 2 passi indietro, scendo ginocchia, petto, mento. Inspiro, bhujangasana. Espiro, Adho Mukha Cane a faccia in giù, recupera, respira, se hai bisogno porta le ginocchia a terra, i glutei appoggio sui talloni e fermati un attimo in Balasana. Recupera. Ascolta il tuo respiro, porta a termine la pratica prendendoti i tuoi tempi, i tuoi momenti per riposare, per recuperare il contatto con il respiro. Stai. E poi qualsiasi variante tu abbia scelto, torna in Adho Mukha. Inspiro, porto sulla gamba sinistra, espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola, separa bene le scapole. Inspiro, torno su, espiro, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, collo del piede a terra. Inspiro, vengo su con il busto, mantienili anche bene in allineamento. Porta la mano destra a terra ed espirando prova a portare il petto verso l'alto, la mano sinistra indietro, ma attiva l'addome, non vogliamo farci male
nella zona lombare, quindi lavoriamo con la parte alta del petto. Ed espirando con controllo, prova ad esplorare il movimento. Quindi ogni volta che espiri, probabilmente potrai intensificare un po' il movimento. E poi torno al centro, piego il ginocchio destro, porto la mano sinistra indietro e provo ad afferrare il piede destro. Stai nella posizione, porta la mano destra in avanti, respira, stai in torsione. Stai. E poi lascio scendere il piede destro a terra, inspiro, torno su, ruoto e appoggio il tallone destro, apro, Virabhadrasana 2, stai. La gamba sinistra è piegata, la destra è distesa. E poi da qui distendo anche la sinistra, inspiro, sollevo il braccio sinistro, espirando, Trikonasana. Stai, la mano destra va verso l'alto, se non arrivo a terra come prima, resto più alto, va bene. Prova però a mantenere le gambe ben in allineamento e ben distese. Se sono arrivato sotto, provo ad afferrare la luce. Stai, guarda verso l'alto, senti la stabilità delle gambe a terra. Respira. Ancora per due respiri, stai con il respiro e con le sensazioni. Prova ad accogliere, anche se la posizione è scomoda, tra virgolette. Poi attivo bene il quadricipite sinistro, inspiro, vengo su, piego il ginocchio sinistro e porto le mani al centro del tappetino. Da qui lascio la mano destra a terra, espirando mi giro a guardare la mano sinistra, resta un attimo qui, senti la torsione, la mano destra è ben attiva a terra. E poi ritorno al centro con le mani e faccio un passo e porto il piede destro al centro del tappetino, torno con i piedi uniti. A luce a contatto, piccolo spazio tra i talloni, inspiro, piego Utkatasana, espiro, Tadasana, mani al cuore. Chiudi un attimo gli occhi, recupera il respiro. Centro della testa verso l'alto, spalle in basso. E poi inspiro, piego il ginocchio sinistro al cuore, attivo bene il piede ed espirando porto il piede sinistro in fondo, distendo la gamba e porto il centro della testa in avanti. Fallo con controllo, con calma, apri e separa bene le dita del piede destro, attiva l'addome, respira, stai, cerca il tuo equilibrio e poi espiro, lascio scendere il piede sinistro accanto al destro, separo le dita, i talloni, di nuovo le dita, mani al cuore, espiro, scendo Malasana. Come prima decidi la tua variante. Questa volta possiamo provare ad andare in equilibrio sulle braccia, Bakasana. Ma proviamo, ascolta, vedi la tua, com'è questa mattina, come va? Quindi prova, porta le mani in appoggio davanti a te, i polsi sulle spalle, separo e apro bene le dita delle mani. Le mani sono vicine, i gomiti restano stretti, porta le ginocchia sui tricipiti, quindi senti prima questo contatto. Se c'è questo contatto, prova a spostarti in avanti mantenendo i gomiti piegati. E se c'è questo contatto, prova a sollevare un piede, forse l'altro. Respira, non andare in apnea. Dentro l'addome. Gioca con il tuo equilibrio, ma non andare in apnea. Il respiro ti aiuta ad entrare e a rimanere nelle posizioni. Quindi aiutati e utilizzalo. E poi torniamo in Malasana, portiamo le mani a terra, distendiamo le gambe, uniamo i piedi, inspiro allungo la colonna, espiro scendo, faccio due passi, scendo ginocchia petto mento, gomiti stretti, inspiro Bhujangasana, apri il petto, espiro Adho Mukha, resta. Resta 5, respiri qua, è il nostro ultimo Adho Mukha di oggi, quindi registra tutte le informazioni, senti l'inversione, senti il cuore più in alto della testa, stai, respira, porta lo sguardo verso l'ombelico, se puoi, respira.
Respira. E poi porta le ginocchia a terra, distanti tra di loro, il collo del piede a terra e vai a sederti con i glutei sui talloni. Lascia scendere il busto tra le ginocchia e scendi con la fronte a terra. Resta un attimo qui e prova a camminare un pochino in avanti con le mani, indietro con i glutei, quindi immagina di voler andare in avanti con le mani, ma il sacro ti spinge indietro, i glutei restano ancorati ai talloni. Quando sei arrivato al massimo, espira e lasciati andare, resta nella posizione per 5 respiri. Recupera, calma il respiro, senti il movimento del respiro sui quadricipiti. Stai. Poi lascia scivolare il braccio destro sotto il sinistro, quindi appoggia la spalla destra e la tempia destra a terra. E continua a camminare con le mani, quindi la mano sinistra in avanti e la mano sinistra verso, la mano destra verso sinistra. La mano destra verso sinistra. Stai, respira. Inizia a calmare tutto. E poi torno al centro e faccio l'inverso, quindi porto la mano sinistra sotto il braccio destro, la spalla sinistra a terra e la tempia sinistra a terra. Cammino con la mano destra in avanti, mantenendo bene i glutei a terra, e con la mano sinistra vado verso destra, quindi senti la torsione. Respira, crea spazio, allunga. Calma il respiro. E poi scivolo, ritorno con le mani al centro e da qui mi sposto in avanti, distendo le gambe, mantengo le braccia a terra all'altezza delle spalle, apro e separo bene le dita delle mani, stringo e avvicino i piedi tra di loro, attivo fortissimo glutei, gambe, addome all'interno. Ed espiro, sto nella posizione. Prova ad immaginare di voler portare il tappetino verso di te e far uscire il petto tra le spalle. Se vuoi intensificare, adesso puoi provare a distendere le braccia, ma manda indietro le spalle. Stai, respira, attiva l'addome per proteggere la zona lombare. Se questo è troppo, scendi. Ma prova ad accorgerti della differenza che c'è tra la prima volta che abbiamo fatto questa posizione questa mattina e ora. Respira, apri il petto, apri il cuore, poi espirando scendi, porta la guancia destra a terra e le braccia lungo i fianchi, lasciati cadere completamente a terra. Respira, chiudi gli occhi. E poi torno al centro, questa volta intreccio le mani dietro la schiena a pugno, distendo le braccia, attivo bene i piedi ed espirando sollevo piedi e busto, mi aiuto con le mani a pugno ad andare indietro, espiro, sollevo e torno a terra, lascio le braccia lungo i fianchi, porto la guancia sinistra a terra. Respiro, ammorbidisci le gambe, lascia andare, lasciati cadere a terra. E poi riporto lo sguardo al centro, mi aiuto con le mani, torno in quadrupedia. E da qui mi vado direttamente a sedere con i glutei a terra e distendo le gambe. Attivo bene i quadricipiti. Prova a camminare indietro con i glutei. Inspira, porta sulle braccia, manda indietro le spalle, attiva forte i quadricipiti e forte l'addome. E adesso impiegheremo 3 respiri, 3 ispirazioni per scendere, quindi non ci affrettiamo ad arrivare verso il basso. Inspiro, cresco verso l'alto, espirando mi allungo un pochino in avanti, provo a portare il petto verso i piedi. E poi mi fermo, inspiro, allungo in avanti. E scendo un pochino, ancora inspiro, mi allungo, espiro, questa volta scendo, stai nella posizione, chiudi gli occhi,
Quello che vogliamo fare è creare spazio tra il quadricipite e il busto. Quindi come prima stiamo allungando la zona lombare in questo modo. Quindi prova a sentire il movimento come se l'ombelico volesse raggiungere i quadricipiti. Stai in una posizione super attiva, respira. E poi risucchia l'ombelico, torna su, richiama il ginocchio destro al petto, porta il piede destro all'esterno del sinistro. Inspiro, riesco verso l'alto, espira, entra in torsione verso destra. Porta la mano destra al centro del tappetino, della schiena e cresci verso l'alto. La gamba sinistra è attiva, non te la dimenticare. Porta il ginocchio destro attivamente verso il cuore e la spalla destra indietro. E torna al centro, sciogli l'intreccio e chiamo il ginocchio sinistro al petto, il piede sinistro all'esterno della gamba destra, attivo forte la gamba destra, inspiro dietro il braccio sinistro al centro del tappetino, al centro della schiena, inspiro cresco, espiro intensifico la torsione, forse guardo dietro, afferra con la mano destra il ginocchio, portalo attivamente al petto, stai nella torsione. Senti la torsione dal centro dell'addome. Le torsioni sono un ottimo modo per mobilitare la nostra colonna, le nostre vertebre. E quindi senti il movimento a partire appunto dall'interno, dalla parte più profonda. Non andare in apnea, il respiro ti aiuta. E poi torno al centro, sciolgo l'intreccio e distendo le gambe. Piego le ginocchia, porto i piedi a terra, avvicino il gluteo e i talloni. E da qui espira con controllo, risucchia l'ombelico, scendi piano piano con controllo, provando a snocciolare vertebra dopo vertebra, quindi senti il sacro, senti snocciolare le vertebre della zona lombare, toccare terra. E poi scendi, inizia a sentire le toraciche, espira con controllo. E poi vai a terra fino a portare anche la testa a terra, le braccia lungo i fianchi, i palmi rivolti verso l'alto. Mantieni le piante dei piedi a contatto, lascia cadere le ginocchia verso l'esterno, chiudi un attimo gli occhi, porta le mani sul grembo, sul ventre. Resta un attimo qui, calma il respiro, calma tutto, prova a mandare l'ombelico all'interno. In questo modo allunghiamo la zona lombare. Respira. E poi torno a chiudere le ginocchia, le afferro un attimo, le porto al petto, mantieni il mento accanto al cuore, quindi verso il petto. Senti questo braccio, dondola forse da una parte all'altra. E poi riporto a terra i piedi, questa volta mantengo le ginocchia a contatto, lascio scivolare i piedi fino all'esterno del tappetino. E anche qui manda dentro l'ombelico, porta la zona lombare a terra. Le braccia lungo i fianchi, palmi rivolti verso l'alto. Respira. Chiudi forse gli occhi, recupera. E poi torno ad avvicinare i piedi e le ginocchia al petto. Dondola da una parte all'altra, forse fai qualche circonduzione con le ginocchia verso destra e verso sinistra per massaggiare la zona lombare. Chiudi gli occhi. E poi apri le ginocchia verso le ascelle, quindi verso l'esterno, porta i piedi attivi verso il soffitto e prova ad afferrare l'esterno dei piedi. Se non arrivi ad afferrare i piedi, va bene l'interno delle ginocchia. Quello che vogliamo fare è portare il sacro verso terra, quindi se il sacro si solleva, afferra le ginocchia e mantieni il sacro a terra. Manda il mento verso il cuore. Le gambe attive, se sei qui puoi provare a dondolare da una parte all'altra nella posizione del bambino felice. Stai, chiudi gli occhi.
tua variante, quindi se questo è troppo va bene stare qui. Quello che ci interessa è sentire bene il tratto lombare e il sacro a terra. E poi lascia l'intreccio dei piedi, riporta i piedi a terra, le braccia aperte, grandi quanto le spalle. Lascia camminare i piedi verso, entrambi i piedi verso sinistra ed espirando lascia cadere le ginocchia verso sinistra. Mantieni la spalla destra a terra, guarda verso destra o chiudi gli occhi. Se la spalla destra si solleva, porta una mano, la mano sinistra a pugno sotto le ginocchia. Quindi mantieni bene le spalle ancorate a terra e non contrarre in questo momento, quindi lascia andare, lascia che il respiro crei il movimento. Chiudi gli occhi, calma i pensieri, calma la mente. Non vogliamo sentire dolore nella zona lombare, quindi se questo succede solleva un pochino le ginocchia. Senti bene le spalle ancorate a terra, il collo muoversi, la testa verso destra e la torsione dal centro dell'addome. Andiamo a riequilibrare un po' questi back bending che abbiamo fatto, queste aperture del cuore, della colonna. E poi inspirando torna con le ginocchia al petto, porta i piedi a terra, lasciali camminare verso l'esterno del tappetino ed espira verso destra ed espirando lascia cadere le ginocchia a destra. La spalla sinistra va a terra, lo sguardo va verso sinistra o chiudi gli occhi. Se la spalla sinistra si solleva, riportala a terra e solleva le ginocchia. Aiutati con la mano destra o con un supporto, se hai un cuscino, un libro o uno yoga block. Non vogliamo sentire dolore nella zona lombare, stiamo nella fase finale, quindi siamo completamente rilassati a terra. Non vogliamo sentire fastidio o dolore. È importante riconoscere i segnali del nostro corpo, quindi sì la tensione, ma no il dolore e il fastidio. E poi ritorno al centro con le ginocchia e da qui decido come finire la mia pratica. Quindi con quale inversione porto le mani a terra, le braccia lungo i fianchi e se voglio decido di stare 5 respiri qui mandando la zona lombare a terra e provando a sollevare il sacro, quindi portando i piedi verso l'alto. 5 respiri, poi piego le ginocchia e mi fermo un attimo qui. Altrimenti da qui, se voglio intensificare, porto i piedi oltre la testa, i talloni verso il fondo, cammino con le mani in avanti e sto provando a sentire le gambe ben distese e attive. Se voglio intensificare ancora, porto le mani in appoggio sulla lombare, stringo i gomiti e provo a sollevare le gambe verso l'alto. Se sei qui, prova a non lasciar cadere il peso del corpo sulla zona lombare, sulle mani, ma attivamente porta sulle gambe, attiva l'addome. Prova ad alleggerire il peso dalle mani, come se non ce le avessi, quindi attiva forte le gambe, l'addome. Qualsiasi variante tu abbia scelto, mantienila per 5 respiri. E poi con controllo riporta la zona lombare a terra, piega le ginocchia, porta i piedi a terra. Da qui afferra un attimo le ginocchia, portale al cuore, dondolati da una parte all'altra. Porta i piedi a terra, le braccia lungo i fianchi, ma porta i palmi delle mani appunto rivolte verso l'alto. Distendi la gamba sinistra e la gamba destra. Separa le gambe tra di loro, quindi prendi spazio, lo stesso fai con le braccia. Immagina di essere come una stella marina, quindi allontana le tue gambe, le braccia,
Allunga bene, quindi porta i talloni verso il fondo, le braccia all'esterno, il centro della testa in alto e poi espirando lasciati cadere completamente a terra. Lascia che i piedi cadano all'esterno e chiudi gli occhi. Siamo nell'ultima posizione, nello Shavasana. Restiamo un paio di minuti sdraiati ad occhi chiusi. Quindi tu resta sdraiato ad occhi chiusi. Distendi bene le gambe, lasciati cadere completamente a terra. Ed entriamo nell'ultima posizione, quindi sdraiati a terra, Shavasana. È una posizione in cui proviamo a mantenere il corpo immobile e il respiro, la nostra attenzione attiva. E quindi sei completamente sdraiato a terra, mantieni la posizione ancora per qualche respiro. Lo Shavasana è parte della pratica. Quindi prova a non interrompere la pratica prima dello Shavasana, ma goditi gli effetti e i benefici della pratica che emergono proprio nell'ultima posizione. Quindi quando sei completamente sdraiato, ad occhi chiusi, palmi rivolti verso l'alto. Questo momento non devi fare altro che ascoltare il tuo corpo, quindi prova a non lasciarti distrarre da stimoli esterni o da pensieri che ti portano altrove. Prova a stare con il tuo respiro, con il tuo corpo. Non guiderò questi ultimi minuti di pratica, vorrei lasciarti esplorare le sensazioni che emergono dal tuo corpo e dalla tua pratica, quindi resta sdraiato, occhi chiusi, prendi contatto con il tuo corpo, rilassalo completamente, sentilo pesante a terra. Esplora il tuo respiro e prova a rimanere attento sul tuo respiro. Riporta l'attenzione al corpo e al respiro. Senti il tuo corpo più rilassato, pesante, che cade a terra. Controllare, lascia andare, non pensare, stai con il tuo corpo, con le tue sensazioni. Con il tuo respiro. Più pesante, rilassato, lo senti pesante a contatto con il pavimento. Percepisci la gravità, percepisci il contatto con la terra. Prova a sentirti un tutt'uno con lei. Il tuo respiro si fa calmo, profondo.
lo stesso i tuoi pensieri. Calma il respiro, calma la mente. Piano piano torna al tuo corpo, torna a fare dei piccoli movimenti della testa da un lato all'altro mantenendo gli occhi chiusi. Se hai bisogno di stare ancora sdraiato, resta sdraiato. Altrimenti piano piano muovi il tuo corpo, inizia a svegliarlo dolcemente, muovi le mani, i piedi, la testa da un lato all'altro. O forse stiracchiati verso l'alto. Mantieni gli occhi chiusi e lasciati guidare dai tuoi sensi, dal tuo corpo. Ascolta lui. Porta le ginocchia al petto. E poi, sempre nel rispetto dei tuoi tempi, mantieni l'abbraccio delle ginocchia lasciati cadere sul fianco destro. E piano piano torna a sederti in Sukhasana. Come abbiamo iniziato all'inizio, con le gambe incrociate, le mani in appoggio sulle ginocchia, manda in basso le spalle, resta un attimo ancora con gli occhi chiusi. Stai ancora con il tuo respiro, accorgiti di come ti senti dopo la pratica, di com'è il tuo respiro, di dove vanno i tuoi pensieri e prova a ricordare l'intenzione per la quale hai praticato. Inspira sulle braccia, unisci i palmi ed espirando lasciali scendere fino al cuore. E ringraziati per esserti dedicato del tempo questa mattina. Namaste. Grazie a tutti voi per aver partecipato a questa pratica. E... ciao, ciao a tutti. Bene. Sì, la caricherò su YouTube, sul canale di X-Class. Sì, sì. Bene, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie mille. E vi auguro una buona giornata. E niente, un bacio. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Mila, ciao. Ah, bene, la prima volta. Bene, bene, spero sia andata bene. Grazie, ciao.